Ciao a tutti ragazzi e soprattutto bambini, io sono il Mago Harry e vi do il benvenuto in un nuovo video. Continua la serie dedicata ai bambini e in questo video vi mostrerò le 5 magie per bambini più divertenti di sempre. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e seguitemi sulle mie pagine social Facebook e Instagram, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Partiamo con la prima. Come vi ho mostrato nel video precedente, ogni mago che si rispetti non può fare a meno della sua bacchetta magica. Infatti basta un piccolo gesto magico per far comparire un piccolo fiorellino sul mio taschino. Ma basta anche un altro piccolo gesto magico per far comparire una bellissima colomba. La seconda magia che vi voglio mostrare è quella del semaforo. Come potete vedere sopra questo cilindro ci sono 3 pallini colorati che rappresentano i 3 colori del semaforo: il verde, il giallo e il rosso. Qui a fianco un cilindro un po' più piccolo e trasparente. La prima cosa da fare è prendere il cilindro più grande e inserirlo all'interno di quello più piccolo. Perfetto, in questo modo. Nella mia mano ho 3 palline, degli stessi colori del semaforo ovviamente, una verde, una gialla e una rossa. E come ci ricorda il nostro cilindro, la prima pallina da inserire ovviamente è quella verde, la seconda pallina da inserire è quella gialla e l'ultima pallina da inserire, la terza, è proprio quella rossa. E a questo punto basta un gesto magico, anzi no, da bravo vigile, un fischio magico per notare che questo semaforo pasticcione ha invertito tutti i colori delle nostre palline. Come terza magia voglio mostrarvi questa cornice in vetro. Come vedete bambini, il vetro è assolutamente intatto. A questo punto prendo una carta da gioco, la inserisco qui all'interno del vetro, perfetto, in questo modo, e adesso ho bisogno dell'aiuto di questa matita. Voi direte, le matite solitamente non sono in grado di attraversare i vetri, eppure basta un piccolo gesto magico per notare che la matita è passata attraverso il vetro. Non siete convinti? Eppure basta un altro gesto magico per notare che la matita è in grado addirittura di attraversare del tutto il vetro. E sì, so cosa state pensando da casa, sicuramente il mago nasconde il trucco dietro il vetro. In realtà io posso togliere la carta da gioco e mostrarvi che il vetro è assolutamente intatto. La quarta magia è quella del disegno magico. Lo riconoscete? Un pagliaccio. Sì, in bianco e nero, in effetti non è un granché. Allora ho pensato, perché non prendere la mia tavolozza di colori? Anche qua in effetti non ci sono i colori. Ma mi son detto, basta prendere un piccolo foulard magico, passarlo sopra la tavolozza per notare che sono comparsi tutti i colori che ci servono per dipingere il nostro pagliaccio. Con questo pennello possiamo provare a colorarlo, sì, però in effetti non si colora. Allora bimbi, diciamo tutti insieme la parola magica abracadabra. Sì, anche voi da casa, mi raccomando bimbi, tutti insieme. 1, 2, 3, diciamo la parola magica abracadabra e il nostro disegno del pagliaccio si è completamente colorato. Incredibile, no? Come quinta magia, torna all'oggetto magico per eccellenza. Sì, in effetti questa bacchetta è davvero enorme, però non... no, scusate un attimo, la aggiusto subito, eh. Allora, facciamo così. Ma... No, no, un attimo. Adesso sicuramente... Vabbè, lasciamo perdere. Bene, queste erano le 5 magie per bambini più divertenti di sempre. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se le conoscevate già e se volete vedere altri video dedicati alla magia per bambini. Come anticipato nel video precedente, se non l'avete visto vi lascio sempre il link qua sotto in descrizione. Alla fine di ogni video della serie saluto 3 bambini scelti tra i commenti dello scorso video. Quindi oggi devo salutare Francesco Ena di 7 anni da Decimo Manno, Edoardo Serri di 10 anni da Serartus e Riccardo Cucu di 7 anni da Cagliari. Se volete far salutare i vostri bambini nei prossimi video della serie, lasciate un commento sotto questo video scrivendo il nome, l'età e la città di provenienza. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e seguitemi sulle mie pagine social Facebook e Instagram, vi lascio qui sotto il link in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo video, ciao ragazzi e un magico saluto dal Mago Harry, ta-da!